Nella giadeite verde petrolio ci sono il colore verde petrolio primario e il colore verde petrolio secondario della differenza. La giadeite verde petrolio primaria è composta da pirosseno verde contenente ferro e altri minerali simili al pirosseno. A causa della colorazione Fe2+, il colore verde è spesso grigiastro, scuro, riflettendo così il colore verde petrolio. Secondario colore verde olio è principalmente da alcuni materiali argillosi clorite lungo la composizione della giada, giada duro, interstizi minerali e microfratture, infiltrazione, lisciviazione e diventare. A causa delle diverse cause di colore. Il valore dei due ha anche differenze evidenti. La giadeite verde petrolio primaria appartiene alla giadeite di alto grado. Il prezzo è alto. E la giadeite verde petrolio secondaria appartiene alla giadeite di basso grado. Il prezzo è relativamente basso. La giadeite verde petrolio nativa è un colore che appare dal minerale pirosseno verde contenente ferro nella giadeite. Con un colore uniforme e morbido e una tonalità blu-verde alla luce trasmessa che non sbiadisce. Tra la giadeite verde petrolio primaria. La più costosa è la giadeite dell'olio del ghiaccio, cioè la giadeite con il colore verde petrolio. La struttura della giadeite nel ghiaccio sopra. Spesso la struttura fine, il colore uniforme. Alla luce mostrerà una fluorescenza morbida. Può essere ulteriormente suddivisa in giadeite a olio blu con una base blu, giadeite a olio verde con una base verde, giadeite a olio vecchio con una densità elevata. E giadeite a olio grigio con un sapore troppo grigio. Acqua blu. Un tipo di giadeite di ghiaccio. Ha un colore blu chiaro. Colore uniforme. Consistenza fine. Buona testa d'acqua e alta trasparenza. La giadeite d'acqua blu è un tipo raro di giada di ghiaccio. La sua trasparenza e il suo colore come il fantasma del blu. Come il blu dell'acqua di mare. Come il lusso dell'acqua marina di alta qualità. La gente si sente bella e fantasticheria. Con un tesoro spirituale. Davvero bella e attraente. Il colore di base è puro e luminoso. Il sapore blu è pesante. Perché il colore della base è profondo. La testa non è così evidente. Il colore dell'acqua blu è il colore di base della radice. Il colore di base è ancora nella gamma verde. Pochi fiori galleggianti. Diverso dalle strisce smeraldo o macchie di distribuzione. Quindi l'acqua blu è uniforme e delicato. La densità è molto alta e chiamata vecchia acqua blu. La vecchia acqua blu è generalmente più scura. Fondo chiaro. Chiamato anche acqua chiara. Con una base blu chiaro o verde chiaro. La base è più uniforme. Ma il colore è generalmente più leggero. Il fondo Jiang deve essere nel ghiaccio. Almeno bisogno di essere nel ghiaccio glutinoso sopra. Il colore può essere diviso in tre categorie. Blu chiaro, verde chiaro e blu verde chiaro. Il verde chiaro è chiamato verde chiaro. L'azzurro è chiamato blu chiaro. Il verde azzurro è chiamato acqua blu chiaro. Il colore dell'acqua chiara fa sentire la gente piacevole, pura e luminosa. Il colore e i semi sono ben integrati insieme. Il colore è uniforme e morbido, come un cielo senza nuvole.